Ciao ragazzi, ben trovati in Andralink e bentornati su Mitopia! Oggi si recuperano i restanti gioielli del Granduca del Mare, dovrebbero essere tre. Se recupero due di questi gioielli in gran carriera, allora penso che li facciamo tutti e tre. Vediamo quanto ci mettiamo a raccogliere due di questi. Ok, la bocca è un po' troppo alta, ma ci sta. Credi di potermi aiutare? Non so cosa sei. L'altra ballerina, si tratta di un'amica, Luna, scritto con caratteri celtici. Ha trovato questo strano gioiello. E poi è successo quel che è successo. Un mostro gigante è apparso dal nulla ed è sparito portandosela via. Ha fatto bene. Avevo tanta paura e me la sono data a gambe. Ma ora mi sento in colpa. Mi puoi aiutare a salvare Luna con quei... Va bene. E tua sorella? Ah no, Sana è sempre lei, va bene. Oh, grazie di cuore. Credo che quel mostro sia scappato in direzione della cima nevosa. Per favore salva la mia amica. Mi piace Cima Nevosa perché ci volevo andare appunto a Cima Nevosa e concludere ciò che restava da concludere lì, ovvero la strada alternativa, Piccobufera, insomma. Ah, ma dentro, non è Piccobufera, sempre Cima Nevosa, ma dentro un qualcosa. Cos'è questo posto? Come si chiama? Non ha nome. Glielo do io, Grotta dei Cristalli. Così, tanto per gradire. E siamo all'interno. Ma chi? Ah, e va, di nuovo divisi. Che bellezze. Ah, sono con la principessa, beh. Oh no, dove è finito il resto del gruppo? Temo non ci sia altro da fare che andare avanti. Sì, poi ci toccherà andare avanti anche con il resto del gruppo. Va bene, ma sarà una cosa molto veloce. Sì, infatti Alama sta di là con il resto del gruppo. Andiamo avanti, dai. Completiamo la... Ah, caverna gelosa, certo. Ok, mi sembrava di averlo già sentito, ma forse mi sbaglio. Ovviamente ci sono sempre le strade con più diramazioni, ma lo sapete che io faccio una sola strada e poi mi recupero tutto il resto per conto mio. Perché se avessi fatto vedere ogni singola strada, ogni percorso, ogni lotta intera e tutto quello che ho fatto poi per i livelli per conto mio, stavamo tipo episodio 50 o cose così. Ma siamo quasi arrivati. Spero che stiano tutti bene. Nel frattempo, sì, il gruppo di Alama si ritrova a vagare per conto suo. Yeah, eccoci qui. E il gruppo si ritrova. Cosa vedono i miei occhi? Sì. Oh, vediamo un po' chi è sto nemico pauroso, questo mostro che si è portato via Luna con i simboli celtici. Dai, sono molto curioso. Ah, mica il mostro. Ehi tu, sei Luna? Non avere paura, ti salveremo. Ma mica è brutto come mostro, dai, ci sta. Regina dei ghiacci Luna. Eh beh, dai, è carino come mostro, su. Ok, facciamo un attacco proditorio. Un attacco sferrato alle spalle del nemico, quale scorrettezza. Ma siamo ladri, d'altronde. Non è che possiamo pretendere di essere onesti. Anzi, leali, come un termine... Vai, proprio sul rene. Zacchi di... E casca a terra. Tra l'altro sta andando giù piuttosto velocemente, Mi sa che questo è tipo... Sono missioni da fare in fila. Ma se tu incontri prima uno che ha una missione un pochino più difficile, infatti anche qui i mostri sono molto molto semplici da sconfiggere, mentre a Strambonia i mostri erano molto più duri da mandare giù. Quindi sicuramente le missioni sono da fare in un certo ordine di difficoltà crescente, ma non posso saperlo, perché non mi viene detto. Are you sure about that? Adesso con te, bella cavallina Ipona. Facciamo un tacco a cavallo super potente e concludiamo questa sfida. Forse. Con un trecentello mi sa che ci vuole, però non lo facciamo mai. Porca miseria! Invece sì! Sgraffegnato mentina. Grazie. Quasi 300, ci stavamo. A posto. Tra l'altro qui non contano debolezze e resistenze, quindi... Ah, grazie, prego. Non contano, quindi anche gli fanno attacco fuoco a una regina dei ghiacci, gli fa un danno normale, per dire. È già finita? Sì, in effetti sì. Bonus punti esperienza, più 1100, infatti sono pochi.
diamogli un po' Bob Ross che deve salire di livello. E Mentina normale come oggetto vinto. Che avventura, un giorno la racconterò ai miei nipoti. Contenta tu. Mi hai salvato la vita, grazie infinite. Come potrò mai disdebitarmi? Hai per le mani un gioiello. Davvero, tutto qui? Si aspettava di più, signorina? Occhio sinistro. E a causa sua se mi è successo tutto questo. Quindi sii prudente, d'accordo? Va bene, bimbetta, vai via. Ciao, vai a casa, non far stare in pensiero i tuoi genitori. E con questo siamo a quota 2 gioielli per i grattanuvole. Ne mancano ancora 2, yeah. Perciò siamo solo a metà strada. E vabbè, oh. No, siamo già a metà strada. E infatti, nello scorso episodio il mio PG ballava, faceva la danza, una danza strana, e oggi tutti quanti ballano. Sono contenti che sono a metà strada. O scontenti, l'avete visto, no? Ancora! È 3 volte che t'ammari di fila, Escanor! Che guerriero sei! Tornate a viaggiare là, prendiamo un'altra missione in consegna. Mr. Coro. Che è da guardare? Ti serve qualcosa da M. Coro, l'esperto di robotica? Sai dove posso trovare dei gioielli? Gioielli a forma di occhio o naso per l'esattezza? Cerchi delle cose non proprio comuni, eh? Però potrei sapere dove trovarli. Seguimi, non c'è tempo da perdere. Fabbrica asettica? Un posto nuovo? Risposta alla velocità di un robot. Dobbiamo dirigerci verso Nuvoria. In marcia! Ah no, Nuvoria ci siamo già stati. Ma Ah, sicuramente la parte che non potevamo visitare, certo. C'è anche Flavio, il gran gourmet. Bene, andiamo da lui prima. Bella zio, che mi racconti? Cosa hai da mangiare oggi? Un pasto precotto? Non sono un grande fan. Io saprei anche cucinare una bistecca in padella, se, no, per dire. Magari, se siete interessati. E allora, già primo ostacolo? Ma cos'è qua? Robo pinguillo e robo vecchio. Robo vecchio, così a caso. Anche i mostri qui non sono troppo resistenti. E se non sbaglio c'è solo un percorso da seguire prima di arrivare appunto all'interesse. Quindi anche piuttosto facile come strada. Eccoci qui. Lì già. Tutto un percorso. Ah. Paraculi. Ed infatti era questa la strada esatta. Ma molto lineari, molto semplici, nemici mediamente forti, quindi la prossima o nemici incredibilmente potenti o nemici incredibilmente penosi. Ma è stata la prima missione di oggi quella con nemici incredibilmente schifosi, quindi non lo so. Dove dovrebbe essere questo gioiello? Boh. Oh cielo. Ma pensavo tipo che ci avesse preso per i fondelli. E chi è il mostro? Palesati! Questo sembra il mostro robot che c'è in Dragon Ball quando Goku va a recuperare la sfera. Non ricordo come si chiama, ma era quel robot teschio del Red Ribbon, ovviamente. Fiocco rosso, bellissimo. Mi ricorda quello. Vai, mega fuoco. Yeah. No. Oioi. Oioi. Attenzione, che succede ora? Potere divino, pepiera scudo attivata, cosa è nuova? Sparsa su me questa polvere misteriosa lo protegge una volta. Oh yeah! Niente paura, con la pepiera scudo dirai addio ai danni di un attacco. Usala con giudizio e non te ne pentirai. Anche lui dice, senti, lascia perdere. Senti, fare la divinità è dura, un sacco di depressioni, montagne di scartoffie. A volte non ho il tempo per battute e frivolezze varie. Giustamente. Scudo, 1 e 2. Facciamo, no, questa no, via. Ah, posso tenerla? Ok, allora, 4, vai. Perfetto. Abbiamo tutti quanti uno scudo. Spero che non duri per un turno. Perché se dura per un solo turno, sti cavoli. No, non dura per un solo turno. Un altro oddio, questo è tosto pure. Aspetta, per sicurezza. Bravi. Per sicurezza ricarico i miei punti di magia. Così almeno se mi dovesse venire l'attacco con Ipona, posso fare l'attacco potente. Perfetto, vai. Borghese, attacco a tenaglia. Suo dente. Chissà che gli avrà detto. Magnetista banana.
Ah. Mega fuoco. Sì. Protegge anche quindi da un attacco semplice, non per forza dal mirino. Questo è buono. È molto buono. Andiamo a cavallo. Ecco, appunto. Oddio, quanto sta il nemico? Ha ancora un bel po'. Allora, ricarichiamo. Facciamo l'attacco più potente. E penso che ce la facciamo. Ce la caviamo? Forse no. Perché la regina dei ghiacci con 300 di danno non l'abbiamo fatta. E infatti, eccolo. Che gli ho rubato? Robo succo. Buono. Olio motore. Con il prossimo turno è fatta, raga. Dai, Borghese, prego. Grande. Grande Borghese con quella padellona eroica. Ottimo lavoro. Grazie, tutto merito nostro, però. Tu non hai fatto nulla. Ci hai solo guidato qui. Potevamo venirci anche da soli. Niente punti esperienza extra. Grazie, Bravi. Bravi tutti. Prendi peso sta faccia e vattene via, va. Sì, sei fuori pericolo, bravo. Non posso credere che stavo quasi per tramutarmi in un robot e non lo eri. Sarebbe stato piuttosto ironico, eh? Oh, sì, già che sei qui... Dove l'ho messo? Avrei giurato che fosse qui. Ecco qua, era questo che cercavi? Oh, sì, proprio quello. Il gioiello naso. Bene, tutto tuo, spero ti sia utile. Perfetto, allora... Ma sì, facciamoci anche l'altra missione e così completiamo tutto quanto. Yuhu, questo è il terzo gioiello per il grattanuvole! Ne manca ancora uno e potremo aprire la porta. Il Granduca del Male avrà la punizione che si merita. E libereremo Aslofar, l'eremita errante. Procediamo! Non credo sia l'ultima volta che torniamo a viaggio là dopo aver sconfitto il Granduca. Secondo me c'è ancora qualcosina da fare. Però, eccola qua, va. Priscilla, livello facile. Ah, ma si può vedere il livello? Ero io che non lo leggevo. E sono scemo, va bene. Priscilla, mi ricordo una certa Priscilla. Il Granduca del Male ha deciso di seminare il caos proprio durante le mie ferie. Ho ancora gli incubi a causa del Duca del Male. Oh, salve. Ma con chi parlava? Non è che per caso hai visto dei gioielli a forma di occhio di naso? Ora che me lo dici, in effetti. Ho trovato uno strano gioiello un po' di tempo fa. Potrebbe essere quello che cerchi? Potrebbe. Ah, mi dispiace, l'ho buttato via. Cosa e dove? Nelle rovine che si trovano nel deserto. Vuoi andare a cercarlo? Dedalo sotterraneo. Nuovo? Di nuovo il Dedalo? E va bene, ora se dove si trova, se lo trovi tu... Perché? Ma proprio disinteressato al massimo, vattela pia, se lo vuoi, brava. Ah, ma è un altro Dedalo, non è lo stesso. Ah, beh, allora. E allora cambia tutto. Però prima sto tizio qui, questo che faceva? Dava punti? Esperienza? Perché è molto raro questo, potrebbe anche scomparire. Una volta mi è scomparso uno. Ah, un danno solo perché non è resistente manco per sbaglio. Meno male. 2000 punti esperienza, sì, dai punti questo, dai punti. Grandi poi, grandi punti. Entriamo in quest'altro Dedalo. Anche l'altro si chiama Dedalo Sotterraneo. Quindi è un po' Due punti abbiamo. Ah, ok. Vediamo un po' intanto... Ah, sono 3 punti. Miseria. Wow. Ok, forse... Ah, è sepolti perché... Questa è una banana. Ah, quindi... A caso. Ma certo che è a caso. E ti pareva. Quindi sicuramente è quello in alto. Però siccome sono uno stronzo, devo completare a tutti i costi i punti che sono segnati. Vero, Andrelì? Wow. 3 monete. Vi serviranno tantissimo. Che ci prendi con 3 monete? Nulla. Eccolo qua. Ci sarà un nemico, non può essere semplicemente scava. Ah, oppure sì. Ma perché? Gioiello bocca, ma davvero così facile? Ma non è che forse dovevo scavare tutti e 3? Perché sarebbe strano, se no uno va direttamente qui e fa subito. Boh, finalmente... Abbiamo trovato tutti e 4 i gioielli! Ipipurra! Ora possiamo entrare nel grattanuvole! Improvvisamente mi sento come se avessi le vertigini. Forza, gente! Ma che cosa era? Andiamo! Beh, direi. E vai! Abbiamo i gioielli per il grattanuvole! Già, abbiamo i gioielli per gli occhi, il naso e la bocca.
Bene, quindi, che ne dite di appiccicarci questi affari sulla faccia? Non dovremmo giocare a dare con queste cose preziose. Veramente sì. Giochiamoci a biglie. Anzi no, usiamoli per il tiro a segno. Ma no, e se poi si rompono, eh? Ho trovato! Lanciamoli sull'acqua come sassi. Mi piace questa idea. Basta! Ma dai, stiamo scherzando. Andre Link, ti stavamo solo menando per il naso o prendendo per il culo. È molto più divertente. Ecco, è così facile e divertente. Bah, vi odio tutti. Ok, cominciamo? A mangiare? Sarebbe ora. Dichiaro ufficialmente aperto il festival del Grattanuvole che va avanti per una settimana almeno. E si conclude con l'impalamento del Granduca del Male. Prima però si libera quello che è imprigionato, Aslofar. Cioè, certo. Bene, questo episodio termina qui. Nel prossimo andremo a prendere d'assalto il Grattanuvole e vedremo quali sorprese ci riserva. Quali trappole, quali trabocchetti, quali tranelli. Ho finito i sinonimi. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione il link per Instagram e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!